l'hai guadagnata, perché sei sempre stato davanti, attaccato nel momento giusto, in uno dei tratti più difficili, ed ha fatto una lunga cronometro fino ad ora. Una stessa cosa la fece Andrei Smilla nel 1994, quando fece 70 km da solo. Anche quel giorno era una giornata terribile, bruttissima. È naturale che quando c'è freddo, quando c'è fango, la Roubaix diventa doppiamente. Ballerini per il telegiornale. Ma, tra l'altro, in passato Ballerini ha vinto un'altra prestigiosa gara che partiva da Parigi. Ha vinto la Parigi-Bruxelles. Anche quella una classica, semiclassica, perché non fa parte della Coppa del Mondo. Comunque è una corsa, una classica importante, che prevede nel finale qualche tratto importante. Intanto sono scatenati Peters e Andrea Tappi. Sono Peters sembra da quanti anni? Da quanti anni? Comunque, ecco, l'averla vinta, rivinta, penso, ecco, sia questo il momento, l'ultimo chilometro, il momento è il più bello insieme, ecco questo. L'ultimo tratto di pavimento. Intanto Philippe Soudre, che è il dirigente per i servizi televisivi dell'equipe, ci ha chiarito, gli ho chiesto dove avremmo fatto la post multi e mi ha indicato che è la telecamera al centro della pista, quindi dopo non te ne andare, o vuoi andare a scatenarti, vai lì sotto e poi ritorna qua. Allora, la gente applaude qui, i tifosi sono tutti in piedi, ripeto, rapiti dal gesto atletico di Ballerini, tutti in piedi, tutti già ad applaudire, mentre Ballerini saluta la folla. Può, ecco, ancora 750 metri, ecco. E poi il trionfo, il pubblico tutto in piedi applaude questa splendida, dobbiamo dire che i francesi sono sempre sportivissimi. Sì, perché hanno visto quello che ha fatto oggi Franco Ballerini nel maxi schermo, tutti hanno potuto gustarsi questa Parigi-Roubaix, hanno visto la superiorità di questo ragazzo e c'è veramente un caloroso applauso e devo fare, è stato grande oggi Ballerini. Veramente è stato grande, l'unica cosa che possiamo, l'unico commento che si può fare al termine di questa splendida prestazione di Ballerini. È la seconda vittoria dell'atleta toscano nella regina delle classiche, è la decima vittoria di un italiano nella Parigi-Roubaix. Allora, dopo il successo nel 95, Franco Ballerini può ancora tagliare a braccia alzate, può mettersi a posto, guardare, alzare le braccia al cielo, è il trionfo, il meritatissimo trionfo per un grande atleta che ha vinto alla grande, con un'azione di forza, con una dimostrazione di coraggio, di forza, di tenacia, la Parigi-Roubaix, la più terribile tra le classiche. Ed ora apprestiamoci anche a seguire questo interessante sprint per il posto di vigilia, e così ha sorpassato tutti gli attaccanti, li ha letteralmente così staccati da ruota e così. Ed eccoci, seguiamo questo sprint, subito dopo concluderemo la nostra telecronaca. Eccoci con lo sprint, mentre ci conforta vedere Sola già pronto per l'intervista a Ballerini. Tanto, mentre io vorrei consigliare Cassani di raggiungere già il centro del Prato per bloccare, per organizzare l'intervista subito dopo questo sprint per la piazza d'onore. Concluderemo la nostra telecronaca. C'è in testa Peters, è lo sprint per il secondo e il terzo posto. Comunque vada a finire, tre uomini della Papei sul podio, un trionfo come era già avvenuto qualche anno fa, ma allora al termine di una Roubaix vinta da Musso, Roubaix che poi scatenò molte polemiche. Allora c'è anche il tempo per lo sprint per il quarto posto, perché vediamo che anche gli altri inseguitori sono già in pista. Vediamo nell'ordine lo svedese, eccoci al secondo posto Tafi, secondo Tafi, terzo Peter, trionfo degli italiani con Ballerini primo, Tafi al secondo posto,
Peters al terzo posto. Un attimo ancora, vediamo questo sprint, mancano ancora pochi secondi per lo sprint per il quarto posto. Subito dopo il Moncassin in testa. Allora, eccoci allo sprint con nell'ordine Van Bon, Moncassin, Sørensen e lo svedese in ultima posizione. E con questa immagine concludiamo la nostra telecronaca per la Parigi.